Voci.fm, il sito delle voci. Luca Biagini su Voci.fm, una voce insomma che si sente quando vediamo personaggi come Michael Keaton, e adesso poi stai doppiando, mi hai detto, un documentario. No, veramente sto doppiando una serie bellissima, nuova, di Hugh Laurie, il famoso Dottor House, che ho doppiato le ultime serie, le ultime due serie insomma del Dottor House. Qui sta facendo un'altra serie nuova molto bella, dove fa un neuropsichiatra forense, un personaggio diverso, nel senso che non è così cinico come lo è, come era nel Dottor House, ma comunque un personaggio controverso, sempre borderline, molto interessante, una serie molto bella. Quanto ci metti del tuo vissuto, del tuo carattere, del tuo momento, in quel momento quando doppi un personaggio? Ma si mette sempre del proprio in questo lavoro, nel senso che il doppiaggio comunque è una specializzazione del mestiere dell'attore, quindi comunque deve interpretare e deve dare voce a un attore che ha già fatto il lavoro e ha già interpretato un personaggio. È complicato, nel senso che devi cercare di mettere al servizio la tua capacità espressiva di un'altra persona che ha già fatto il lavoro, quindi devi riuscire a entrare nella testa, nei pensieri, nelle emozioni dell'attore che stai doppiando e soprattutto cercare di beccare il suo ritmo interiore, che poi si esprime nel modo di parlare, nel fraseggiare, però il ritmo è fondamentale, perché ogni attore ha un suo modo di dire, no? Di fraseggiare, e questa è la cosa più delicata, perché a me interessa cercare di centrare questo aspetto, anziché diciamo mettere a servizio la mia voce e la mia capacità interpretativa a prescindere. Cioè io faccio il lavoro di tradurre, cercando di farlo al meglio, di tradurre questa interpretazione originale, di tradurla in italiano nel modo più fedele possibile, ecco. Tu ovviamente sei anche un attore, infatti ti vediamo anche in Sacrificio d'amore, alla nuova serie di Canale 5, e ovviamente bisogna essere attori per forza, magari no, però facilita, no, il lavoro del doppiaggio? No, io dico che bisogna essere attori per forza, in qualunque maniera, nel senso non accademici, non è detto come uno si possa arrivare a essere attore, ci può arrivare da tanti percorsi, attraverso tante strade, quindi l'attore non è un'entità che si materializza attraverso lo studio specifico. Uno può anche nascere e sviluppare poi questa capacità praticandola, quindi io non ho fatto scuole, per dire, non ho fatto accademia, non ho fatto niente, però l'ho sempre fatto questo mestiere, in teatro, in televisione, nel doppiaggio, quindi significa che comunque si può fare senza avere uno studio accademico alle spalle. Però certo bisogna essere un attore in quanto interpreti, in quanto capaci di poter sfumare, di poter dare sfumature diverse, dettagli particolari, e anche una gamma espressiva vocale e anche fisica, insomma, perché il doppiaggio non è solo voce, la voce deve muoversi, e per muoversi l'attore davanti al leggio si deve attivare, altrimenti la voce è ferma, è statica. Questo è un bel consiglio per tutti coloro che ci ascoltano e che ci vedono. Un saluto carissimo, perché siete appassionati di doppiaggio e quindi ci aiutate a fare bene questo lavoro e ad amarlo. Voci.fm. Grazie. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm gratis su App Store e Google Play.